Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi vi ripropongo il minuetto. Questo filato lo trovate sul sito web del, della Film Market. Sono filati italiani e non vende solo tramite sito web ma anche dei punti vendita. Nell'info box vi lascio il link per poter accedere. Questo è un filato molto morbido, molto bello ed è particolare nelle sue sfumature. Come vedete intorno al filato, al colore grigio, ci sono delle pagliuzzette color argentate. Io ho scelto questo della variante che va dal grigio, dal rosa, rosa scuro e viola. Sono gomitoli da 50 grammi e per quanto riguarda la resa, è veramente ottima, sono 148 metri di filato. Per quanto riguarda la composizione, abbiamo 45% di acrilico, 42% di lana merino e per questo è bello morbido, 10% di poliammide e 3% di poliestere. Come ho detto prima è un filato molto morbido e caldo. La sua particolarità del filato è che si presenta come una catenella. È molto robusto e regolare nella lavorazione. Io con questo ho già realizzato un cocoon che vi lascio poi il link e lo trovate nel canale. È anche molto caldo e nella lavorazione dà un aspetto elegante al capo. Dopo questo possiamo iniziare. Per questo progetto sto lavorando con il minuetto e l'uncinetto numero 7 per quanto riguarda la lavorazione del filato si può lavorare con l'uncinetto che va dal 5 al 5 e mezzo però siccome voglio fare un capo più eh, morbido lo sto lavorando con l'uncinetto numero 7 e quindi Nonostante la morbidezza del filato, lo rendo ancora più morbido con il numero di uncinetto. Iniziamo a lavorare dal collo. Quindi faremo un progetto top-down. Vado ad avviare 13 catenelle più una. Quindi alla fine sono 14 catenelle. Quindi 1, questo è il cappietto, 1, 2. 3 e vado avanti fino a 14 fatte le 13 catenelle più una la 14esima mi serve per portare vado a lavorare nella catenella a fianco una mezza maglia alta filo sull'uncinetto e chiudo tutte e tre le asole vado a fianco mezza maglia alta vado a fianco entro nella catenella a fianco mezza maglia alta e proseguo questo per tutta la riga terminata la riga giro il lavoro e vado a lavorare mezze maglie alte in costa retro quindi mi alzo con una catenella filo sull'uncinetto come vedete mettendo in questo modo vediamo le asole non vado a lavorare su tutte e due le asole quindi non prendo tutte e due le asole che si sono formate ma prendo quella più esterna quindi vado nella nell'asola più esterna prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta a fianco mezza maglia alta devo lavorare un totale di 13 mezze maglie alte. In costa retro, come vedete prendo la costina più esterna. Finita anche questa riga. Devo continuare questa lavorazione fino a raggiungere la circonferenza della testa perché stiamo lavorando il collo quindi per lavorare il collo de dobbiamo avere la circonferenza della testa altrimenti non entra dalla testa catenella giro in questo modo e vado a lavorare sulla prima maglia disponibile una mezza maglia alta in costa retro vado Prendo la costina retro, mezza maglia alta e proseguo questo fino alla mia circonferenza. Sono andata avanti con la lavorazione lavorando sempre mezze maglie alte in costa retro. Questo è il risultato. Per quanto riguarda la parte del collo, ho in centimetri di larghezza. 9 cm, quindi l'arco 9 e per quanto riguarda la lunghezza ho 42 cm. Però calcolate che questo punto elastico e anche il filato è molto lasti elastico e arriva alla mia circonferenza. Una volta che ho misurato, ho fatto passare la testa e quindi ci passa benissimo. Quindi voi se volete una fascia più piccola rendetevi conto una volta che chiudete nella lavorazione la testa ci deve passare. Uh, una volta che abbiamo fatto questo, quindi da, dalla fascia noi non abbiamo l'adeguamento ta della taglia, ma adesso che andremo a lavorare la parte del corpo inizieremo ad adeguare la nostra taglia. Quindi con gli aumenti che faremo avremo le nostre taglie per le nostre circonferenze. Una volta che abbiamo finito abbiamo stabilito la nostra circonferenza del, della testa per il collo vado a chiudere con maglie bassissime quindi piego in due la fascia e prendo le due estremità con l'uncinetto entro dall'altra parte prendo l'asola più vicino a me e lavoro una maglia bassissima Prendo invece l'asola retro e l'asola quella più vicino a me dall'altra parte e chiudo con una maglia bassissima. E vado avanti fino a chiudere la fascia del collo. Proseguo questa lavorazione. Una volta terminata la cucitura, come vedete, si nasconde bene con il resto del lavoro. Quindi non si nota tanto. Adesso dobbiamo lavorare delle maglie basse tutto intorno al collo e devono essere maglie numero multiplo di 4. Questo perché? Perché poi inizieremo la lavorazione. Quindi vado a lavorare, mi alzo con una catenella, vado a lavorare delle maglie basse intorno al collo. Che devono essere multiplo di 4 in questo giro possiamo inserire degli aumenti per far per avviare già la lavorazione che dobbiamo fare dopo quindi vado a fianco e lavoro una maglia bassa vado a fianco maglia bassa lavoro un'altra maglia giusto per avere più morbidezza al collo e continuo questo fino a terminare il lavoro ricordatevi alla fine dobbiamo avere un numero multiplo di 4 terminato le maglie basse e ho un totale di 64 maglie basse come vedete ho messo i marcapunti questo perché per dividere il davanti con le spalle con il dietro. Quindi sto facendo uno sprone quadrato. Una volta che avete lavorato le vostre maglie basse, devono essere multiplo di 4, dividete, nel mio caso 64 diviso 4. E come risultato ho ogni tratto di 16 maglie basse. Quindi da questo punto dove ho chiuso la prima maglia con l'ultima, prima Maglia bassa con l'ultima, vado a contare le maglie fino ad arrivare a 16 e ho messo il primo segnapunti. Dalla maglia successiva vado a contare la prima maglia e conto fino a 16 e ho messo il secondo marca punti. Dalla maglia successiva vado a contare sempre 16 eh, e ho il terzo marca punti, e poi dalla maglia successiva conto di nuovo 16 maglie basse e metto l'ultimo segno. Quindi voi se avete un numero divisibile per 4, div diverso del mio, dovete fare quel numero diviso 4 per avere i quattro lati. Una volta fatto questo, adesso andiamo a lavorare dove abbiamo il segno i nostri aumenti. Quindi adesso andiamo a lavorare dove abbiamo il segno, l'aumento e maglie alte su maglie alte, quindi qui è la sedicesima che fa parte della spalla o del dietro, visto che abbiamo fatto uno sprone quadrato tutti i lati sono uguali, quindi inizio da questo dove ho chiuso con la maglia bassissima, questa mi risulta come prima maglia alta, quindi faccio due catenelle e poi vado a chiudere quando arrivo sull'ultimo marcapunti. E adesso vado a lavorare maglie alte su maglie alte. Quindi questa è la prima, una seconda, una terza maglia alta, quarta maglia alta e vado avanti fino a, ad arrivare dove ho il segno che è la sedicesima arrivata dove ho il dove ho messo il primo segno tol, tolgo il marca punti e in questa maglia bassa vado a lavorare due maglie alte quindi uno e due questa era la numero 16 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado nella maglia bassa a fianco che è la prima delle 16 e lavoro 2 maglie alte sempre nella stessa maglia di base e adesso lavoro le maglie alte fino ad arrivare dove ho l'altro segno quindi vado a lavorare le maglie alte consecutive. Ho lavorato le maglie alte in ogni maglia bassa sottostante e sono arrivata dove ho l'altro segno. Tolgo il segno e nella maglia bassa sottostante vado a lavorare un altro aumento che consiste nella lavorazione di due maglie alte nella stessa maglia di base. 2 catenelle di separazione. Vado nella maglia bassa a fianco e lavoro di nuovo 2 maglie alte. Adesso vado a lavorare le maglie alte consecutive fino ad arrivare dall'altra parte del segno e continuo questa lavorazione fino a terminare il giro quindi dove incontriamo il segno a questo punto facciamo due maglie alte 2 catenelle e nella maglia alta successiva altre, nella maglia bassa successiva altre due maglie alte fino a terminare il giro comunque ve lo faccio rivedere sono arrivata sulla sedicesima maglia alta maglia bassa e qui facciamo di nuovo un aumento quindi due maglie alte nella maglia bassa sottostante 1 e 2 2 catenelle e a fianco lavoro di nuovo l'aumento di due maglie alte 1 e 2 e ora vado a lavorare le maglie consecutive di un totale di 15 maglie alte e poi sulla sedicesima dobbiamo fare di nuovo l'aumento mi ritrovo al termine del giro quindi qui ho tolto il segno e lavoro due maglie alte 1 e 2 2 catenelle e in questo punto la prima maglia alta l'abbiamo lavorato quando abbiamo iniziato il giro vado a lavorare l'aumento la seconda maglia alta e chiudo con una maglia bassissima una volta che abbiamo chiuso con una maglia bassissima mi alzo sempre con due catenelle e vado a lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare dove abbiamo fatto gli aumenti sono arrivata dove ho il primo aumento, quindi filo sull'uncinetto, entro sulla maglia alta sottostante e dove ho le catenelle di separazione vado a lavorare due maglie alte 1 e 2, 2 catenelle e rientro nello spazio 2 maglie alte 1 e 2. Qui ho la maglia alta subito dopo le catenelle e lavoro adesso maglie alte così come si presentano quindi una maglia alta su ogni maglia alta sottostante sono andata avanti con la lavorazione e mi ritrovo qui dove ho la maglia alta e poi le due catenelle di separazione lavoro la maglia alta sulla maglia alta nelle catenelle lavoro 2 maglie alte 1 e 2. 2 catenelle di separazione e ripetiamo l'aumento di 2 maglie alte 1 e 2. Vado a lavorare adesso maglia alta su maglia alta. Proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro. Andate avanti e poi vi faccio vedere per l'ultima volta come continuare. Vado a lavorare l'altro aumento, quindi la maglia alta sulla maglia alta, qui ho le due catenelle e nelle catenelle lavoro due maglie alte, 1 e 2, due. due catenelle, rientro due maglie alte. E proseguo questo fino a terminare il giro faccio vedere poi la chiusura e la partenza quindi qui ho la maglia alta e lavoro maglia alta maglia alta a fianco maglia alta a fianco dove ho le catenelle vado a ripetere l'aumento di due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte sono andata avanti con la lavorazione e mi ritrovo a fine giro. Quindi ho fatto l'aumento nelle due catenelle e lavoro la maglia alta sulla maglia alta e chiudo con una maglia bassissima nelle nella seconda catenella del giro d'inizio. Inizio un altro giro con due catenelle. Maglia alta su maglia alta e dove abbiamo le catenelle di separazione andiamo a lavorare all'interno 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E dobbiamo ripetere questo fino ad arrivare alle nostre circonferenze. Sono andata avanti con la lavorazione e vi dico le mie circonferenze. Per quanto riguarda il torace ho un totale di 43 cm come vedete il filato è bello elastico per la manica invece ho 19 centimetri e il raglan misura 18 centimetri quindi sono andata avanti con la lavorazione lavorando i due aumenti all'interno delle catenelle e con questo filato ho fatto un totale di 1 2 3 4 5 6 e 7 giri e sono arrivata alle mie circonferenze se invece voi avete un filato diverso e un uncinetto diverso ovviamente dovete fare più giri per arrivare alle vostre circonferenze io mi sono fermata, adesso mi fermo e vado a unire il davanti con il dietro. Non aggiungo neanche le catenelle sotto allo scalfo perché per me queste circonferenze vanno bene. Se invece voi avete un senno più abbondante e siete arrivati allo scalfo ma vi mancano centimetri per la circonferenza, quando andate a chiudere il davanti con il dietro, aggiungete delle catenelle pari ai centimetri che vi mancano. Adesso vado a lavorare maglie alte fino ad arrivare dove ho le catenelle di separazione per unire il davanti con il dietro. Quindi mi alzo sempre con due catenelle che è la mia prima maglia alta e continuo fino dove abbiamo il primo angolo. ho lavorato le maglie alte sulle maglie alte, qui mi ritrovo dove abbiamo fatto l'aumento, quindi lavoro le maglie alte sulle maglie alte e una maglia alta all'interno delle catenelle. E poi prendo l'altro l'altro angolo della manica e vado a chiudere le maniche con un'altra maglia alta. Questo nel caso non avete bisogno di, fare, di aggiungere altri centimetri al sottomanica per avere una larghezza maggiore per il torace. Se invece avete bisogno di aggiungere delle catenelle, di aggiungere centimetri, lavorate la maglia alta nelle catenelle. Aggiungiamo delle catenelle pari ai centimetri che, che ci mancano, sia da un lato che dall'altro lato. Una volta che avete stabilito i centimetri, avete fatto la catenella, andate a chiudere nelle catenelle del del dietro con una maglia alta e così abbiamo chiuso, questa è la manica e questa è la larghezza del torace. Io invece vado a fare vado a chiudere solo con una maglia alta nella catenella e una maglia alta nella catenella del dietro. La stessa cosa dobbiamo fare da questa parte e anche dall'altra parte. Quindi poi continuo con maglie alte su maglie alte. Una volta che abbiamo unito il davanti con il dietro, come avete visto nell'anteprima adesso cambio il punto. Il motivo che ho scelto è multiplo di 4. Vado a contare le maglie alte che ho sotto. E ho 8 maglie alte, quindi un multiplo di 4. Voi contate le maglie alte e vedete se sono multiplo di 4. Se non sono multiplo di 4, aggiungete qualche maglia alta in più per arrivare al multiplo. Se voi volete una larghezza maggiore, inserite altri aumenti che siano sempre multiplo di 4. Quindi inizio con 2 catenelle e vado nella maglia alta a fianco e lavoro una seconda maglia alta vado a fianco e lavoro una maglia alta a fianco una maglia alta ora vado a cambiare il punto e proseguo la lavorazione con il punto che ho scelto mi alzo con due catenelle che è la mia prima maglia alta vado nella maglia alta a fianco e lavoro una seconda maglia alta vado a fianco e lavoro una terza maglia alta nella di separazione salto una maglia di base vado nella seconda maglia alta e lavoro la prima maglia alta a fianco 2 e a fianco 3 salto 1 vado a fianco e lavoro la prima maglia alta una seconda maglia alta e una terza maglia alta vado avanti in questo modo per tutto il giro. Lavoro 3 maglie alte consecutive, una catenella, salto una maglia di base e riprendo sulla maglia successiva a lavorare la prima maglia, affianco una seconda maglia e affianco una terza maglia alta. Una volta che ho terminato il giro di 3 maglie alte e una catenella, salto l'ultima maglia di base e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nel giro d'inizio. Devo lavorare il secondo giro. I giri che dobbiamo ripetere sono il giro numero 2 e il giro il giro numero 1 e il giro numero 2. Quindi con l'uncinetto rientro nella catenella di separazione e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 e 3. Vado nello spazio della catenella e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle 1, 2 e 3. Nello spazio della catenella una maglia bassa. 3 catenelle 1, 2 e 3. Nello spazio della catenella una maglia bassa. E proseguo questo fino a terminare il giro. Quando arrivo al termine del giro mi vado a chiudere nella prima maglia bassa d'inizio con una maglia bassissima. Abbiamo finito il secondo giro. Dobbiamo ripetere il giro numero 1. Quindi con maglie bassissime mi porto nell'archetto di 3 catenelle subito dopo aver chiuso con una maglia bassissima. Mi alzo con 2 catenelle e all'interno delle 3 catenelle di separazione lavoro altre due maglie alte 1 e 2 e ho di nuovo un totale di 3 maglie alte una catenella vado nell'altro archetto lavoro 2 maglie a 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella nell'archetto a fianco 3 maglie alte quindi ripetiamo le 3 maglie alte all'interno delle 3 catenelle di separazione ora vado a ripetere il giro numero 2 delle catenelle maglia bassa lavorata all'interno della catenella di separazione dal giro successivo vado a fare degli aumenti perché voglio che la maglia si allarghi gradualmente quindi ora continuo normalmente, rientro nello stesso spazio e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientro nello spazio, maglia bassa, 1, 2 e 3, rientro nello spazio, maglia bassa e proseguo questo fino a terminare il giro. Adesso vado a inserire due motivi in più. Per fare dei piccoli aumenti per arrivare poi alla larghezza che ho, ho scelto e desidero, quindi voi misurate. Vedete, se volete inserire qualche motivo in più, potete farlo tranquillamente. Mi alzo, sono andata a fianco nelle 3 catenelle con una maglia bassissima. Mi alzo con 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro altre due maglie alte. Quindi ripeto il giro numero 1 una catenella 3 maglie alte all'interno delle 3 catenelle sottostanti una catenella e qui vado a inserire il mio primo aumento quindi un motivo in più lavoro prima 3 maglie alte come abbiamo fatto fino adesso 2 e 3 una catenella e nello stesso spazio vado a inserire un altro motivo quindi altre tre maglie alte 1 2 e 3 nel giro successivo lavoreremo l'archetto di una maglia bassa 3 maglie alte 3 catenelle una maglia bassa qui e poi 3 catenelle e una maglia bassa qui e poi siccome abbiamo inserito altre 3 maglie alte altre 3 catenelle e mi chiudo qui e abbiamo un motivo in più catenella di separazione maglia alta su maglia alta normalmente vado a fianco maglia alta su maglia alta normalmente e poi vado a inserire un altro motivo facendo la stessa cosa come ho fatto qua quindi in un archetto di 3 maglie alte va di 3 catenelle vado aggiungere due motivi di 3 maglie alte qui vado ad aggiungere un altro aumento quindi 3 maglie alte nell'archetto catenella e 3 maglie alte Ci vediamo al giro successivo. Vado a ripetere la lavorazione del giro numero 1. Quindi rientro nella catenella di separazione, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, 2 e 3, una maglia bassa. Ci troviamo di fronte al primo aumento. Quindi qui faccio sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Maglia bassa dove ho lo spazio della catenella di separazione. 1, 2 e 3. Maglia bassa nell'altro spazio. Quindi a questo punto ho... Un motivo è il motivo in più che ho inserito con l'aumento e andiamo avanti in questo modo fino a raggiungere la nostra lunghezza quindi nel giro successivo vado a lavorare le maglie alte così come si presentano senza fare aumenti e ripeto la lavorazione senza aumentare fino a quando non riterrò opportuno e inserire altri aumenti andate avanti in questo modo io poi vi dico quanti aumenti ho inserito in tutto sono andata avanti con la lavorazione e dalla spalla fino a tutta la lavorazione il sottogiacca misura 50 cm. Per quanto riguarda gli aumenti, come vedete si vede piano piano che la maglia si allarga. Io non ho inserito molto molti aumenti. Io ho inserito nel primo giro due motivi in più. I motivi che ho inserito sono nelle Catenelle: l'aumento che abbiamo fatto nelle catenelle di separazione. Questo è il motivo, e l'aumento poi è quando abbiamo fatto la catenella di separazione. Nello stesso gruppo di catenelle ho inserito le tre maglie alte. Quindi questo è il primo aumento, e poi ho lavorato normalmente ho inserito un secondo aumento. Poi ho lavorato uno e due volte il motivo del punto normale senza inserire aumenti e al terzo giro ho inserito un'altra volta gli aumenti sempre due e poi ho lavorato normalmente fino alla mia lunghezza finendo con le maglie alte se voi volete la parte di sotto più larga invece di due aumenti potete inserire a ogni giro quando ritenete opportuno 4 o 6 aumenti facendo sempre lavorando nelle 3 catenelle il primo gruppo la catenella è l'aumento che consiste nel ripetere le 3 maglie alte all'interno delle stesse catenelle di separazione una volta fatto questo ho lavorato solo due giri di maglie alte intorno allo scalfo per quanto riguarda il, il filato che ho ho usato per questo progetto ho usato 150 grammi se invece voi volete la manica più lunga o aumentare la taglia dovete prendere più gomitoli adesso vi faccio vedere come terminare la manica dal sotto manica inserisco l'uncinetto con il filo e mi alzo con due catenelle vado a lavorare intorno alla manica maglie alte dal sotto manica fino a tutta la manica vado avanti con maglie alte vado a fare solo due giri di maglie alte quindi se voi poi volete continuare la lavorazione con la manica volete allungare la manica basta poi continuare invece di due giri andate avanti fino alla lunghezza preferite potete fare una manica tre quarti o una manica lunga quindi vado a lavorare maglia alta su maglia alta per due volte se casomai il sottomanica vi sembra più largo perché siete andate avanti con i giri sotto al sottomanica potete fare delle diminuzioni fino ad avere la larghezza della della manica che per voi va bene quindi io continuo in questo modo questo giro poi al termine del giro chiudo con una maglia bassissima e riprendo un secondo giro e poi taglio il filo questo è il risultato ripeto se volete aumentare la parte di sotto basta aggiungere qualche um, qualche motivo in più che possono essere due possono essere quattro possono essere 6 come vedete il risultato del del lavoro è molto bello molto particolare il filato nelle sue sfumature dà un, una lettura molto diversa a questo punto e abbiamo lavorato sia il punto più compatto per far vedere la sfumatura del filato e un punto un po' traforato. È la, diciamo la pagliuzzetta che esce dal grigio, questo uh, colore molto bello, anche qui la vedete, questo lurex molto bello, dà un effetto molto elegante. Detto ciò il mio tutorial finisce qui, se vi è piaciuto mettete un like. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto dove potete farne parte. Grazie per la visione e ciao!